Amici di Involon Bright, ben ritrovati, siamo qui al Palatazzoli a seguire il torneo di parahockey che c'è in questi giorni nella città di Torino. Abbiamo il piacere di avere con noi Alessandro Andreoni, giocatore della nostra nazionale, alla quale vogliamo rivolgergli un paio di domande. Alessandro, qual è la differenza tra parahockey a livello nazionale e parahockey a livello internazionale? Beh, la differenza è enorme perché prima di tutto in Italia siamo davvero pochi giocatori e siamo solo 3 squadre e quindi quando ci troviamo a giocare siamo una, massimo 2 linee contro 1-2 linee. Quindi qua avrete visto eravamo 3 linee contro 3 linee, quindi ci sono cambi da 1-2 minuti massimo, il ritmo è velocissimo, ovviamente le nazionali scelgono i giocatori, i 15 migliori, e quindi il livello si alza notevolmente, ma proprio con la questione delle linee il gioco diventa tutt'altra cosa. Devi essere sempre al 100% ogni minuto del tuo cambio e poi torni, mentre magari nel club mi capita di fare anche un tempo senza cambiare, quindi devo dosare le forze. Certo, invece un aspetto sul quale devi migliorare per rimanere e continuare a giocare a questi livelli così alti? Beh, sicuramente devo continuare a lavorare tanto fuori ghiaccio perché purtroppo a Varese abbiamo poche ore ghiaccio, avendo un solo palaghiaccio abbiamo tante società, dobbiamo dividere gli orari, riusciamo a fare solo 2 ore di ghiaccio a settimana, per fortuna ci troviamo una volta al mese con la nazionale, facciamo 4 giorni, 2 allenamenti al giorno, però sicuramente devo continuare a lavorare fuori ghiaccio in palestra, facendo fiato, facendo fisico, perché sennò con i professionisti coreani, canadesi, gli statunitensi non ce la facciamo, sennò. Ringraziamo Alessandro per il suo tempo e da Volon Bright per ora è tutto.